Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio raccontarvi una storia simile a quella del mostro di Modena e quindi di conseguenza è una storia delicata. Oggi sono qui per parlarvi del mostro di Udine. Quella del mostro di Udine è una storia nera e misteriosa. Ha accompagnato la zona friulana tra l'inizio degli anni 70 e la fine degli anni 80. Siamo in Friuli Venezia Giulia, più precisamente nella Udine degli anni di piombo, quando, per le strade della città, si muove un'ombra inquietante. Mentre i brigatisti dell'ala friulana mettono a segno sequestri e azioni armate e le autorità sono concentrate sull'attività di contrasto al terrorismo, in quanto in quegli anni in Italia c'erano le Brigate Rosse e dunque l'attenzione mediatica era quasi del tutto rivolta agli atti di terrorismo che compievano, motivo per cui non si era data la giusta attenzione al serial che si aggirava nella provincia di Udine. Nell'ombra si muove la mano sanguinaria di un predatore ossessionato che miete decine di vittime. Le finestre delle case vengono sbarrate. Nella nebbia metropolitana delle sere d'inverno spariscono decine di donne. Verranno tutte ritrovate senza vita agli angoli della periferia. Il mostro di Udine ha tre caratteristiche che lo seguono. Colpisce nel fine settimana, se possibile nelle notti piovose, e infine tutte le sue vittime sono donne. Alcune fanno le passeggiatrici, altre no. La scia di sangue in teoria inizia il 21 settembre del 1971, quando all'interno della sua automobile giace il corpo privo di vita di Irene Belletti, una passeggiatrice che aveva deciso di appartarsi nei pressi della stazione di Udine. Sono 7 le coltellate che la portano alla morte, più precisamente inferte allo sterno, alla schiena e alla parte posteriore del collo. È originaria di Trevi, della provincia di Perugia, ma si è trasferita in una zona residenziale della città friulana ormai da tempo. Poco dopo la mezzanotte una telefonata anonima interrompe i lavori della redazione di un quotidiano locale. La voce, senza particolare inflessione, invita chi ha risposto a recarsi in Viale delle Ferriere, dove troveranno una donna sgozzata. La donna si trova in quella che un tempo era la periferia di Udine, non molto distante dalla stazione ferroviaria. Questo è un luogo attorno al quale gravitano, oggi come un tempo, una parte delle attività legate alla prostituzione della città. A trovare per primi il cadavere non sono affatto i giornalisti, ma è una donna. Si chiama Fulvia Candotti, anche lei fa la passeggiatrice, e passando nel viale riconosce il cadavere dell'amica, illuminato dalle luci interne della sua vettura, rimaste accese dopo il delitto. La polizia quindi inizia a indagare e la pista della rapina viene scartata immediatamente, avendo ritrovato nell'auto la borsetta della vittima con tutto il suo contenuto, anche i soldi. Si cerca allora tra i presunti clienti, tra le altre passeggiatrici, tra i protettori e i vagabondi. Si cercano possibili testimoni. Ma a parte un iniziale sospettato, che poi in seguito viene scagionato, nulla emerge. Questo vuol dire che l'assassino e la voce anonima della telefonata rimangono senza un nome. Il 6 novembre del 1972, quindi un anno dopo, le cronache riportano il ritrovamento della 52enne Elsa Moruzzi, con il cranio sfondato ed evidenti segni di strangolamento nel suo appartamento in centro a Udine. Le indagini, ahimè, anche in questo caso portano a nulla di fatto, ma al tempo, viste le diverse modalità, non era mai stato messo in relazione questo delitto con il precedente e con i successivi. La stessa sorte tocca a Eugenia Trilling, che nel dicembre del 1975 viene ritrovata senza vita, con il collo trafitto da pugnalate mortali. Ma nulla sembra collegare gli omicidi di nuovo. Questa notizia passa quasi inosservata, come un normale fatto di cronaca. Nel maggio del 1976 un terremoto colpisce i territori a nord di Udine, provocando quasi 1000 morti. Mentre il Friuli sta ancora medicandosi le ferite di questa tragedia, il 21 settembre il corpo esanime della 26enne Maria Luisa Bernardo, colpita da 22 coltellate, viene ritrovato in un campo di grano turco di Moruzzo. Maria Luisa nasce a Cividale, ma si trasferisce a Udine, dove vive con il marito, invalido e bisognoso di cure. Ha due figli piccoli e a causa delle gravi difficoltà economiche in cui la famiglia versa, la giovane mamma
fa la passeggiatrice. Lo fa abitualmente in un viale non troppo lontano dalla stazione. In effetti, è vicino al posto dove 5 anni prima era stata trovata, senza vita, Irene Belletti, la prima vittima del mostro. Circostanze, modalità e legame delle due donne con il mondo della prostituzione cominciano a portare gli investigatori ad ipotizzare un possibile collegamento tra i due delitti. Sono ormai passati 8 anni dal primo omicidio. Arriva il 3 ottobre del 1979, quando la notte è funestata da un altro delitto. Il corpo di Jacqueline Brechbühler, martoriato da 10 coltellate, viene rinvenuto a Cologna, non molto distante dal centro storico di Udine. La donna è originaria della Francia e si è trasferita nella città friulana 2 anni prima. È sposata con un camionista locale che in quel momento è detenuto ed è una frequentatrice di bar e osterie. La donna non versa in buone condizioni economiche, quindi per arrotondare fa la passeggiatrice con clienti occasionali. Nonostante le forti similitudini riguardo al modus operandi e dalla vita condotta dalla donna, il caso non verrà mai attribuito con certezza al mostro di Udine. A questo punto le vittime sono diventate 5 e sugli abitanti di Udine cala il terrore per la possibile presenza di un serial meticoloso e apparentemente ben organizzato a tal punto da lasciare gli investigatori così a lungo a brancolare nel buio. La lunga scia di sangue che tinge di rosso il Friuli non si arresta. La passeggiatrice 19enne con problemi di dipendenza, Maria Carla Bellone, incontra il suo assassino in una notte del febbraio 1980. Dopo essere stata sgozzata e accoltellata, il suo corpo viene ritrovato in aperta campagna. Ma a questo punto, per la prima volta, appare quella che sembra la macabra firma dell'assassino. Un taglio della precisione chirurgica che dallo stomaco, evitando accuratamente l'ombelico, scende al punto. Questo taglio ricorda una tecnica degli anni 60 per la realizzazione dei parti cesarei, fatto che sposta l'attenzione degli investigatori in ambito medico-chirurgico. Dopo breve tempo, precisamente il 19 marzo del 1980, nella discarica di Gradisca viene rinvenuto il corpo senza vita di Will McGinn. Purtroppo il suo corpo è anche carbonizzato. Viene sospettato del delitto un giovane pugliese, ma ben presto le accuse cadono e, ancora una volta, la lista dei possibili sospettati rimane vuota e gli investigatori letteralmente non sanno che pesci pigliare. Poi ecco che per 3 anni tutto tace. Non ci sono più vittime, non avvengono più delitti. Ma questa storia non è di certo finita qua. Arriviamo al 24 gennaio del 1983. La luna è quasi piena in cielo e la passeggiatrice 22enne Luana Giamporcaro viene uccisa. Sgozzata per l'esattezza. Luana è originaria di Trieste, è incensurata ed è estranea al mondo della dipendenza. Fa la passeggiatrice ma vive più emarginata rispetto alle sue colleghe. Frequenta solo i piccoli alberghi di Udine e la zona della stazione dove, ahimè, spesso dorme. A trovarla senza vita è un impiegato che sta portando sua figlia a scuola in un campo di mais dietro a un ex deposito della Nettezza Urbana. Luana ha la gola recisa da un orecchio all'altro e l'addome squarciato da 2 segni longitudinali che partono dallo stomaco e finiscono all'albe, evitando l'ombelico, esattamente come nel caso di Maria Carla Bellone. Maria Bukovac è una 44enne sposata e madre di 4 figli. A seguito di svariate difficoltà e incomprensioni, col marito si separa, ma la prole viene affidata alla cura del padre, pur continuando a coltivare un rapporto d'affetto con la famiglia. Maria convive successivamente con un altro uomo in un appartamento delle case popolari, ma a seguito di uno sfratto e delle difficili condizioni economiche in cui versa, è costretta a vivere in condizioni di completa indigenza in una baracca nei pressi di Cividale del Friuli. Per sbancare il lunario, fa la passeggiatrice. È la notte del 21 maggio 1984. Piove parecchio. Secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, quella sera Maria potrebbe aver preso un taxi con cui, per l'appunto, ha raggiunto i dintorni di Udine. Non è dato sapere se avesse già un appuntamento, oppure avrebbe incontrato quello che pensava essere un cliente e che invece, a poca distanza dalla sua baracca, in un boschetto tra Cividale e Orzano, l'avrebbe, ahimè, massacrata. Approfittando della nottata piovosa il giorno seguente, un cercatore di lumache si inoltra nei boschi del comune di Moimbacco. Gira un po' e poi
fa la macabra scoperta. La diagnosi del medico legale non lascia spazio a dubbi. Maria Bukovac è morta per strangolamento. Arriviamo al 9 settembre del 1984, quando fa notizia tra la popolazione il ritrovamento in un campo vicino a Beano di Codroipo, a pochi chilometri da Udine, il corpo di Matilde Zanette Bazzo, di 44 anni, di San Fior di Treviso. Questa volta le indagini sembrano prendere una piega diversa rispetto alle precedenti, in quanto in meno di 20 giorni viene fermato e accusato il 27enne Luigi Sebastianis, un falegname di Fagagna. Le forze dell'ordine arrivano al giovane grazie alla testimonianza di altre passeggiatrici che in passato avevano denunciato aggressioni e che hanno fornito un numero di targa e un modello di macchina associato a Luigi Sebastianis. Incalzato dai carabinieri, inizialmente il giovane confessa l'omicidio, rivelando dei particolari che apparentemente potevano essere solo noti all'assassino, per poi ritrattare la sua confessione, senza però riuscire ad evitare il carcere, dato che nel 1986 la Cassazione conferma la sua condanna a 17 anni per omicidio, lasciando comunque un'ombra su questo cambio di versione. Soprattutto la velocità delle indagini non ha permesso agli inquirenti di fare alcune valutazioni, come per esempio il ritrovamento di ben 12 milioni di lire che Matilde si portava sempre con sé, ritrovati poco lontano dal corpo. La condizione del corpo semisvestito è in una posizione che porta a facili conclusioni, ma si trova in un luogo scomodo per consumare un rapporto intimo. Inoltre, poco lontano dal corpo, vicino al ciglio della strada, vengono anche ritrovati i suoi occhiali. Questi particolari, uniti all'ipotesi che Matilde è stata strangolata, meritano maggiore attenzione e scrupolo. Così facendo, probabilmente ci si sarebbe accorti che, ad esempio, nella storia di questi delitti, i primi tre hanno caratteristiche comuni. La matrice è la stessa, c'è una cieca violenza, ci sono pugnalate nella zona e invece, ahimè, questi delitti non sono mai stati accostati tra di loro. A questo punto tocca a Strojana Joksimović, una donna 42enne nata in Jugoslavia nel 1942. Ormai risiede a Udine dal 1975. Inoltre ha anche un figlio di 8 anni di cui si deve prendere cura. Il 28 dicembre del 1984 viene ritrovata strangolata, presumibilmente con una calza di nylon, nella periferia della città, vicino alla discarica di San Gottardo. Il rapporto del patologo legale riferisce che su varie parti del corpo ci sono delle ferite da punta superficiali. Molti si chiedono se l'assassino non abbia voluto infierire quella volta su quella vittima, oppure se non ne ha avuto il tempo, forse perché è disturbato da delle auto di passaggio. Ha ritenuto più saggio dunque abbandonare il cadavere proprio per non essere scoperto. Passano 3 mesi ed ora tocca ad Aurelia Junushevitz, una donna di origine francese, nata nel 1943, rimasta orfana ad appena 2 anni. Ha 42 anni e fa la passeggiatrice nella stessa zona, frequentata anche dalle altre vittime. Alle spalle Aurelia ha una storia di solitudine, dolore ed emarginazione che la costringe a soventi, seppur brevi ricoveri, all'ospedale psichiatrico di Udine. Il 3 marzo del 1985 è una giornata piovosa e il cadavere di Aurelia giace abbandonato in una stradina di campagna nei dintorni di Udine. Viene scoperto da un passante sotto un filare di gelsi. Sull'addome ha 3 perfetti tagli longitudinali, senza sbavatura o indecisione alcuna. Tanto che il medico legale ipotizza che lo strumento utilizzato per il delitto possa essere qualcosa di molto affilato, come ad esempio un coltello o ancora un rasoio, ma potrebbe anche trattarsi di una lametta da barba o addirittura di un bisturi chirurgico. Arriviamo ora alla piovosa notte del 25 febbraio 1989. Quando Marina Lepre, una 40enne maestra delle elementari, viene rinvenuta senza vita con un profondo taglio alla gola nella periferia nord della città, sul greto del torrente Torre, da un uomo che sta facendo footing. Marina, di 40 anni, nasce a Conegliano, ma vive a Cividale con sua figlia Fedra, di 9 anni. Marina appartiene a una famiglia di origini borghesi, suo padre lavora in banca, mentre lei, successivamente al diploma magistrale, riesce a trovare lavoro come impiegata in una compagnia di assicurazioni. Marina si sposa, ma le continue e prolungate assenze del marito, spesso all'estero per lavoro, la portano alla separazione, situazione che probabilmente contribuisce ad arguire la depressione che si trascina da dopo il parto, alimentando anche problemi di alcolismo. Quella sera,
alcune testimonianze la collocano all'ospedale di Udine, presso il quale si è recata per farsi medicare una ferita al mento. Dopo l'uscita dal pronto soccorso viene notata nei pressi della stazione salire a bordo di un'autovettura Fiat. Da quel momento nessuno la vede più fino al mattino successivo. Viene ritrovata sgozzata con dei colpi di arma da taglio, ma soprattutto con il macabro dettaglio del fendente a forma di S, dal ventre al... La mattina del 26 febbraio gli inquirenti sono sul posto per cercare indizi. Passano parecchie ore sul luogo del delitto e i dintorni vengono perlustrati con apparente cura. In serata però il carabiniere Eddie Sanson ed il suo collega a fine turno decidono nuovamente di tornare in quella zona per cercare qualche indizio o particolare tralasciato durante il sopralluogo della mattina. La volontà di approfondimento deriva non solo dal dovere di servizio, ma soprattutto dal fatto che il carabiniere Sanson, vedendo il corpo in quelle condizioni, ha immediatamente pensato ad una cosa. Il mostro di Udine è tornato, è ancora in circolazione. Arrivati sul posto è già buio. Cominciano a cercare, ma sono ben presto distratti da una voce in lontananza, di cui però non riescono a comprendere le parole. La voce proviene dalla chiesa di San Bernardo, che è poco distante dal luogo che stanno perlustrando. Decidono dunque di avvicinarsi meglio per capire di chi sia la voce e cosa stia dicendo. Raggiunta la chiesa, davanti agli occhi dei carabinieri si palesa la scena di un uomo sulla sessantina, in evidente stato confusionale, che chiede ripetutamente perdono a Dio per quello che ha fatto, con braccia e occhi rivolti verso il cielo. Con gentilezza, ma anche con cautela, lo avvicinano, lo tranquillizzano e cercano di identificarlo, offrendosi di accompagnarlo a casa. Dalla prima veloce identificazione emerge che l'uomo è un ginecologo di Udine, che però sembra non aver mai professato. Giunti all'abitazione del medico, i carabinieri bussano alla porta. Così si presenta un uomo apparentemente più giovane che dichiara di essere suo fratello. Premurosamente ringrazia i carabinieri scusandosi e affermando che il fratello non sta affatto bene, soffre di allucinazioni. I carabinieri quindi consegnano il medico al fratello e fanno un tentativo di entrare in casa per dare un'occhiata. Alla richiesta però il fratello cambia drasticamente atteggiamento e sbrigativamente rifiuta in quanto sprovvisti di mandato. L'uomo a questo punto fa entrare il fratello in casa e si assicura di chiudere ben bene la porta dietro di sé. I carabinieri, ritornati in caserma, fanno rapporto su quanto accaduto. Considerata la particolarità dell'evento, ci si aspetterebbe quantomeno una richiesta di perquisizione e una successiva ripresa delle indagini. Ma ahimè, il medico non viene neanche mai interrogato. A seguito di una sollecitazione e alla presentazione di un ricco fascicolo al procuratore della Repubblica, che mette in relazione i quattro delitti e li accomuna alla stessa mano esperta capace di incidere con chirurgica precisione i corpi delle vittime, inizia a muoversi qualcosa. La perizia medico-legale è affidata al dottor Carlo Mureschi, allora ricercatore presso la cattedra di medicina legale all'Università di Udine. Oltre a quello di Marina Lepre, assassinata 6 anni prima, il medico prende anche in esame i delitti di Maria Carla Bellone, di Luana Gianporcaro e di Aurelia Janoszewicz. Maria Carla Bellone ha 19 anni quando viene uccisa, fa uso di merce non legale e occasionalmente fa la passeggiatrice per procurarsi il denaro che le serve per comprare la merce per sé e per sfamare suo fratello più piccolo. Viene uccisa con un taglio netto alla gola, da un orecchio all'altro. È la notte del 16 febbraio 1980. Il corpo viene abbandonato sotto un filare di gelsi nella campagna di Pradamano. Il cadavere presenta anche un lungo taglio dal petto all'inguine. Un taglio senza incertezze che esclude l'ombelico. Così come si procede nelle dissezioni anatomiche, si legge nella consulenza. 3 anni più tardi, il 24 gennaio 1983, viene uccisa Luana Gianporcaro, una passeggiatrice di 22 anni. Anche il suo corpo viene gettato in aperta campagna, in un campo di mais, e anche lei è stata sgozzata. Sul suo corpo ci sono 2 lunghi tagli che vanno dallo stomaco al pube, evitando sempre l'ombelico. Aurelia Janoszewicz muore il 3 marzo del 1985. È una passeggiatrice di origine francese, ha 42 anni e più volte è stata ricoverata all'ospedale psichiatrico di Udine. Anche lei, come un po' le altre vittime, ha una storia di solitudine, emarginazione e dolore alle spalle. Dopo essere stata scannata, è stata abbandonata in una stradina di campagna e sul suo addome questa volta i tagli longitudinali sono 3. Il dottore definisce queste ferite nette, alcune con codette sottili, senza sbavature.
Per cui il medico ipotizza che sia stato utilizzato uno strumento affilato, quale un coltello, un rasoio, una lametta da barba o un bisturi. La consulenza del dottor Moreschi parla chiaro. Non solo tutti i delitti analizzati sono stati commessi in pieno inverno, durante il weekend e in notti di pioggia, ma quei tagli longitudinali assumono in un certo senso un significato rituale. Sulle vittime, tutte uccise per scannamento, non ci sono lesioni da difesa. Questo significa che sono state sorprese quando erano più vulnerabili. In nessun caso ci sono segni di rapporti intimi, però. Il medico legale conclude con queste parole. Esistono elementi di giudizio che depongono per il fatto che i primi tre omicidi, simili l'uno all'altro, siano opera di uno stesso autore. Gli stessi elementi sono indicativi del fatto che anche il quarto caso, ossia quello di una lepre, si opera dello stesso autore. È il 13 dicembre del 1995 e la macchina della giustizia si rimette lentamente in moto. Nel 1996 le indagini vengono riaperte. Lo strano ginecologo, unico individuo fino a quel momento mai sospettato, viene finalmente sottoposto a indagine e viene emesso un mandato di perquisizione. Interrogato in caserma, sostiene con forza di non frequentare donne e di preferire le strade di campagna perché detesta con tutto se stesso il traffico delle vie principali. L'abitazione condivisa col fratello viene perquisita e con stupore i carabinieri trovano tracce di sangue nella vasca. Inoltre sequestrano un set di utensili chirurgici da cui sembrerebbe mancare il bisturi. In un armadio vengono rinvenuti degli abiti femminili e a precisa domanda sulle motivazioni di questo ritrovamento, i fratelli si giustificano attribuendo il vestiario femminile alla madre deceduta da tempo. Ma non basta. Oltre ad emergere che il medico non avrebbe potuto svolgere la sua professione per gravi disturbi psichici, per sostenersi avrebbe svolto una serie di lavoretti saltuari. Un lavoro saltuario in particolare attira l'attenzione dei carabinieri. Quello di cameriere, svolto tra il 1975 e il 1978, presso un ristorante della zona che nasconde un inaspettato retroscena. Il proprietario infatti spesso si lamentava della sparizione delle tovaglie, specialmente a ridosso delle chiusure notturne, ed era proprio il medico ad essere sospettato di questi ammanchi. Una sera una dipendente del ristorante lo aveva notato prendere una tovaglia e allontanarsi e incuriosita lo aveva seguito. Vedendo il medico con in mano un bisturi che sopra la tovaglia seguiva i disegni del tessuto quasi a simulare un'operazione chirurgica. A questo punto gli inquirenti decidono di mettere sotto controllo il telefono di casa del medico e in effetti intercettano una telefonata tra il fratello del medico e un'amica di famiglia, a dir poco agghiacciante visti i fatti. In quella telefonata vengono registrate le seguenti parole: ho dovuto tenere mio fratello chiuso in camera per impedirgli di uscire. Quando la donna preoccupata ne domanda il motivo, la spiegazione è la seguente. Pioveva e nelle notti di luna piena faccio fatica a tenerlo tranquillo. Ebbene, molti delitti sono stati commessi in notti piovose e alcuni di essi anche in corrispondenza di pleniluni o comunque in giornate non distanti da questo fenomeno. Tuttavia, dal momento che i fratelli vengono messi sotto pressione dagli inquirenti, i delitti cessano. Pertanto, dopo un po' viene ordinata l'archiviazione del caso. Così, il mostro di Udine scompare nuovamente, come inghiottito dalla nebbia. L'avvocata Federica Tosel, che difende i parenti di Maria Luisa Bernardo e Maria Carla Bellone, spiega che nell'archivio, tra scaffali pieni di polvere e fascicoli ammuffiti, è riuscita a ritrovare due faldoni che le interessano particolarmente. La Procura della Repubblica accoglie la richiesta della penalista di riaprire le indagini sulla base dei reperti trovati, ossia un preservativo e alcuni capelli nel fascicolo di Maria Luisa Bernardo e un mozzicone di sigaretta nel fascicolo di Maria Carla Bellone. Quest'ultimo è conservato in una busta chiusa insieme a un biglietto ripiegato che l'avvocata non ha neanche aperto per non rischiare di inquinare il reperto. Con le tecniche scientifiche che sono a disposizione oggi, la speranza è che si possano rintracciare delle tracce di DNA che chiaramente sia identificabile. Nel 2007 la figlia di Marina Lepre, ossia ufficialmente l'ultima vittima del mostro, prende coraggio e dopo tanti anni si decide ad aprire quella scatola che le era stata consegnata dai carabinieri un mese dopo il delitto di sua madre, con ovviamente all'interno gli effetti personali della vittima. È convinta che con le moderne tecniche dei RIS, le possibili piccole tracce biologiche rimaste
sugli oggetti della madre, in particolare un foulard, possono aiutare a rivelare qualcosa di più sulla morte di Marina. Vedrà si rivolge a chi l'ha visto, che raccoglie il suo appello e punta nuovamente i riflettori sul caso. Ed insieme convincono la procura a riaprire le indagini, alla luce di nuove e possibili piste investigative. In particolare nella scatola c'è un portachiavi con due chiavi che al tempo era stato trovato stretto nelle mani di Marina. Fedra prova ad utilizzare quelle chiavi in qualsiasi serratura delle sue proprietà, ma stranamente quelle chiavi non aprono nessuna delle porte. Fedra informa quindi i carabinieri, i quali ipotizzano che quelle chiavi potrebbero essere state strappate da Marina all'assassino e lui, nella coincitazione del momento, non se ne sia accorto. Il collegamento con l'appartamento del ginecologo è immediato. I carabinieri si fiondano con un mandato all'indirizzo del medico. Peccato che la casa sia stata venduta un anno prima, nel 2006, a causa della morte naturale del medico. E il nuovo proprietario, come peraltro spesso capita, ha già provveduto a cambiare tutte le serrature. Nonostante il nulla di fatto delle chiavi, i riflettori nuovamente puntati sul caso di Marina Lepre e di riflesso sul mostro di Udine smuovono la procura, che ordina il sequestro dello scialle e del foulard, viene inviato ai RIS di Parma, i quali effettuano le analisi. I risultati degli esami del RIS evidenziano una sequenza di DNA femminile, presumibilmente riconducibile alla proprietaria di quel foulard, ovvero Marina Lepre stessa. Il caso viene chiuso per la terza volta nel 2015. Nel corso di un convegno chiamato Mostro di Udine, una luce nel mistero, nel giugno del 2016 l'anatomopatologo Carlo Moreschi sostiene che il mostro di Udine conosce bene l'anatomia femminile e dopo aver ucciso quelle donne si accanisce sui loro corpi. Alla base forse ci sono dei deliri psicotici e la frustrazione di non poter esercitare la professione medica a cui aveva dedicato gli studi di una vita. Nel corso del convegno il professor Moreschi ha affermato che le quattro vittime scelte per l'incapacità ad opporre resistenza sono tutte morte per scannamento, quindi lesioni da taglio al collo, in tre casi anche con tentativi di strangolamento. Le accomunano le lesioni da taglio rituali, quindi non finalizzate ad uccidere, inferte al torace e all'addome. Nel primo omicidio un taglio unico, nel secondo due tagli, nel terzo tre, tutti longitudinali, mentre nell'ultimo omicidio più tagli trasversali. In ogni caso le ferite erano cauterizzate da una lama rovente. Questi sono dettagli mai resi noti alla stampa, ma replicati dall'assassino. Il profilo di Erno lo indicherebbe come un narcisista patologico, un misogino con deliri pseudomistici che sfoga la sua rabbia sulle donne, in un evidente transfert del rapporto intimo. Insomma, nella Udine degli anni di piombo, per le strade della città si nasconde un assassino che prende di mira donne sole, emarginate e invisibili ai più. Molti hanno provato a chiedere, in maniera provocatoria, cosa sarebbe successo se le vittime fossero state mogli di persone in vista, oppure di personaggi di un certo spessore come notai e avvocati. Nessuno ovviamente ha dato una risposta ufficiale a questa domanda. Si rincorrono diverse voci che parlano di un'operazione per togliere la prostituzione dalle strade di Udine, fino ad arrivare in estremo ad un fantomatico gruppo chiamato Udine Pulita, che firma persino un volantino che riporta nome, cognome e fotografia di un professionista additato come omosessuale, invitando la popolazione a ribellarsi e ad aiutare a ripulire la città da tale vergogna. Vi giuro, per dire questa frase ho dovuto trattenere davvero molti conati di vomito. Domanda: esiste davvero una mano a cui attribuire tutti i delitti? Oppure questi delitti sono stati compiuti da più persone e, casualmente, alcuni di essi hanno degli indizi comuni? Gli investigatori sicuramente hanno seguito diverse piste che però si sono rivelate tutte quante inutili. Sicuramente le indagini al tempo hanno avuto delle lacune che oggi sono difficilmente colmabili. L'unica certezza è che i casi rimangono tuttora irrisolti e avvolti in un impenetrabile mistero. Sembrerebbe che dal lontano 1989 non si siano apparentemente più verificati altri casi riconducibili ai delitti che vi ho raccontato, ma il mostro di Udine
non ha ancora un volto. Le vittime del mostro, bisogna sottolinearlo, erano tutte persone che non potevano lasciare tracce. Erano donne che si muovevano nella notte, senza appuntamenti presi in precedenza. Insomma, era difficilissimo ricostruire anche le loro ultime ore di vita. Il caso del mostro di Udine è interessante anche per il contesto che si costruisce attorno. Le donne che hanno trovato la morte erano state accostate di notte, mentre vagavano da sole, erano tutte prede facili, con vari problemi di prostituzione, di dipendenze, di alcolismo, di salute mentale, prede facili, ma anche vittime facilmente dimenticabili, su cui la società aveva già espresso la sua condanna di marginalità. Tra l'altro, in quegli anni mica c'erano le telecamere o le celle telefoniche. Nelle indagini, quindi, i carabinieri sostengono di aver fatto il massimo per quello che potevano fare con i mezzi di allora. Ciò non elimina l'ipotesi che il mostro di Udine potrebbe ancora essere là fuori. Al mostro sono stati sufficienti pochi minuti per spezzare le vite di queste donne, gettando peraltro anche nel dolore le loro famiglie. Ho scelto di raccontare questa vicenda in loro memoria e in ricordo di tutte le donne vittime quotidianamente di violenza. Ricordare, d'altro canto, significa mantenere viva l'attenzione. Certamente il mio è solo un minuscolo contributo, una luce fioca in confronto ai riflettori che potrebbero accendere i media. Ma se saremo in tanti, la luce diventerà sempre più intensa e mi auguro che chi si sta impegnando per scoprire la verità possa incontrare persone coraggiose che magari ricordano, hanno visto e per paura non sono riuscite a raccontare la verità. Quella verità che fino a questo momento ancora non è riuscita a venire a galla. Detto questo, spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Immagino che conoscevate il caso del mostro di Udine. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti.